saluto a tutti i telespettatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Game News, la trasmissione di informazione videoludica realizzata in collaborazione con PlayerInsight.it. Oggi ampio approfondimento a tutte le novità relative alle console presentate dalle case madri, ovvero Sony, Nintendo e Microsoft, nell'ambito del prestigiosissimo appuntamento dell'E3 2013 che si è svolto a Los Angeles. Per la rubrica delle recensioni approfondiremo Gears of War Judgment, non mancherà poi anche lo spazio dedicato ai retro games, ovvero ai videogiochi del passato, sotto la lente di ingrandimento di Game News in questa puntata i primi due episodi della saga di Monkey Island, The Secret of Monkey Island e Monkey Island LeChuck's Revenge. In occasione della conferenza dell'Electronic Entertainment Expo, meglio noto come E3 2013, Microsoft ha comunicato la data approssimativa di uscita di Xbox One, la console di prossima generazione, ma non solo, anche un buon numero di giochi in esclusiva e soprattutto il prezzo definitivo. Alla sua conferenza Microsoft ha privilegiato ciò che i videogiocatori attendevano di più, dopo tanto parlare di TV on demand e funzioni social, ovvero i videogiochi. Cominciando subito con qualche fase di gioco dell'atteso Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, che per inciso uscirà anche su console dell'attuale generazione e su PlayStation 4, insistendo su alcuni altri titoli multipiattaforma come il sontuoso The Witcher 3, gioco di ruolo ad ambientazione fantasy di CD Projekt, e Dark Souls 2, per poi fare sfoggio delle esclusive per Xbox One come Rise, Son of Rome, che ha mostrato le vere potenzialità tecniche della console con una grafica davvero d'impatto, apprezzabile soprattutto nelle scene più concitate e nelle espressioni facciali dei personaggi, pur rivelando un gameplay apparso a primo acchito forse un po' troppo lineare e scriptato, zeppo di quick time events che speriamo lascino il giusto spazio anche alle altre caratteristiche. Una menzione particolare va fatta per Quantum Break di Remedy Studios, già creatori degli indimenticabili primi due episodi di Max Payne e dell'affascinante Alan Wake per Xbox 360. Il titolo risulta essere finora molto accattivante e originale, poiché mette sul piatto della bilancia tre ingredienti interessanti: il futuro, un protagonista che può giostrare il tempo a suo piacimento e delle atmosfere decisamente intriganti. Anche se finora non è stato mostrato molto del gioco, conoscendo il talento di Remedy Studios siamo quasi sicuri che anche a livello di trama Quantum Break potrà essere notevole. Oltre ai vari titoli annunciati, tra cui anche Halo 5 e Forza Motorsport 5, il primo solo presentato mediante una scena da cui poco si poteva capire del gioco vero e proprio, il secondo già mostrato qualche giorno fa e decisamente apprezzabile per tutti gli appassionati di racing game simulativi, Microsoft ha annunciato prezzo e mese in cui avverrà il lancio mondiale di Xbox One. A novembre di quest'anno, a 499€, ci si potrà portare a casa la nuova console della casa di Redmond, un prezzo che è parso a molti eccessivo, ma che Microsoft giustifica con la presenza del Kinect incluso, anche se, essendo quest'ultimo necessariamente collegato alla console e non scollegabile, per adesso ha tanto il sapore di un'imposizione. Staremo a vedere però quali saranno le peculiarità effettive di questa console una volta lanciata sul mercato il prossimo autunno. Da una parte quindi Microsoft con la Xbox One, dall'altra Sony che però ha risposto a tono alla conferenza della casa di Redmond svelando il prezzo definitivo della PlayStation 4 ed alcuni titoli esclusivi. Il colosso nipponico nulla però ha fatto sapere sulla data di uscita della nuova console che comunque ha mostrato al pubblico. Vediamola insieme. Sony è forse riuscita non solo a tenere testa alla sua principale concorrente, Microsoft, ma persino a lasciare i videogiocatori più contenti, forse con un po' di sano populismo, insistendo sul prezzo di PlayStation 4 più basso di quello di Xbox One di ben 100€, 399€ sarà il prezzo della console in Europa, e sulla mancanza di qualsivoglia blocco per i giochi usati e di connessione online obbligatoria, tutte caratteristiche presenti invece nella console di Microsoft. Il vantaggio psicologico di PlayStation 4 su Xbox One è dunque cosa concreta, anche se in quanto a giochi Sony non ha mostrato più esclusive della rivale americana, insistendo dapprima sulle uscite imminenti per PlayStation 3, poi facendo una rapida e per certi versi deludente carrellata dei pochi giochi PlayStation Vita in uscita, tra cui Tear Away e il nuovo Killzone, quindi mostrando alcuni titoli che saranno però disponibili anche su altre piattaforme, come Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Mad Max, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XV e Kingdom Hearts 3.
tutti i titoli AAA e veramente attesissimi dai videogiocatori di tutto il mondo, ma che non usciranno in esclusiva sulla piattaforma della casa di Tokyo. Le esclusive, invece, quelle su cui vorremmo soffermarci, ci sono sembrate molto interessanti, a cominciare da The Order 1886, uno shooter ambientato nell'Inghilterra di fine XIX secolo con un gusto spiccatamente steampunk, armi devastanti e molto meccanizzate, e mostri di tutti i tipi da annientare tra le strade cittadine. Un discreto spazio è stato riservato anche ad altre esclusive come Killzone Shadowfall, già mostrato ampiamente nella versione dimostrativa della prima conferenza Sony dedicata a PlayStation 4 a febbraio scorso. Drive Club, interessante titolo di guida, Knack, un platform che sembra un film della Pixar, tanto è curato graficamente, e soprattutto Infamous Second Son, terzo titolo della serie Infamous divenuta celebre su PlayStation 3, che fa sfoggio di una grafica sontuosa, di una trama interessante, soprattutto per via del protagonista Delsin, a metà strada tra un uomo comune e un supereroe dotato di superpoteri acquisiti per puro caso e alle prese con il Department of Unified Protection, un ordine militare particolarmente repressivo e autoritario. Abbiamo detto quindi di Microsoft e di Sony, manca all'appello soltanto Nintendo, che però ha scelto di non indire una conferenza live per mostrare alcuni dei titoli di prossima uscita, optando piuttosto per la registrazione di un Nintendo Direct, tra l'altro il secondo nel giro di qualche mese, durante il quale il presidente del colosso nipponico Iwata ha rivelato qualche nuovo gioco e mostrato alcuni dei titoli già annunciati nei mesi scorsi. Noi vi abbiamo fatto un riassunto e ve lo mostriamo subito. A differenza di Microsoft e Sony, Nintendo non aveva certo nuove console da mostrare, essendo il Wii U uscito già alla fine del 2012 e il portatile 3DS ormai giunto alla sua seconda incarnazione con la versione XL. Dunque, con un Nintendo Direct, ovvero una registrazione, non una vera e propria conferenza alle 3 2013, Nintendo ha potuto mostrare i giochi in uscita, alcuni già annunciati nei giorni scorsi come Pokémon X e Y per 3DS, Batman Arkham Origins su Wii U e 3DS, Disney Infinity, Just Dance, Rayman Legends, il nuovo Scribblenauts, Disney's Plane, Shin Megami Tensei 4, Sonic Lost World, Assassin's Creed 4, Watch Dogs e Bayonetta 2, quest'ultimo in esclusiva per Wii U. Pochi sono stati i titoli first party, ovvero quelli sviluppati direttamente da Nintendo. Mario Kart 8 per Wii U, che ha rivelato un comparto tecnico niente male per un gioco del genere, ovvero un racing game divertente e frenetico con tutti i personaggi principali di Nintendo e nuove modalità di gioco come la corsa anche sott'acqua. E Super Mario 3D World, un gioco nuovo con protagonista Mario dotato di un'ambientazione in tre dimensioni, quattro personaggi giocabili, Mario, Luigi, Toad e Peach, e la possibilità di giocare cooperativamente o competitivamente in multiplayer, a dicembre solo per Wii U. Hanno fatto poi la loro apparizione sotto forma di filmati di presentazione la versione in HD del bellissimo The Legend of Zelda The Wind Waker, già uscito su GameCube, e adesso in alta definizione. Wii Party U e Wii Fit U, Party Game il primo sulla falsariga di Wii Party per Wii U, e un non vero e proprio gioco il secondo, realizzato per Wii U dopo il successo strepitoso di Wii Fit per Wii. E infine Donkey Kong Country Tropical Freeze, nuovo episodio della rinata serie Donkey Kong Country, anche questo per Wii U. Per finire è stato mostrato anche un filmato relativo a Super Smash Bros, che sarà disponibile sia per 3DS che per Wii U, un picchiaduro che avrà come protagonisti tutti i personaggi dell'universo nintendiano più qualche new entry. Spazio adesso alla recensione della settimana. La serie Gears of War è certamente uno dei punti di riferimento per i possessori di Xbox 360 e soprattutto per gli appassionati di sparatutto in terza persona. Il quarto capitolo della serie Gears of War Judgment è un prequel che ripercorre sostanzialmente il passato di alcuni dei personaggi della serie con un gameplay molto simile ai precedenti episodi, ma migliorato e con alcune nuove interessanti aggiunte. In esclusiva per Xbox 360, Gears of War Judgment è un prequel della serie di Gears of War, stavolta sviluppato da People Can Fly con la supervisione di Epic Games. Al centro della trama è la città di Halvo Bay, sede dell'Accademia degli Onyx, soldati speciali di cui i protagonisti Baird e Cole fanno parte, insieme ad una squadra composta anche da una donna, Sofia, e Paduk, sopravvissuto all'ultima guerra civile terrestre. Cronologicamente la storia trova posto 30 giorni dopo la prima invasione delle locuste, contro le quali è necessario l'uso di un'arma ancora in fase di collaudo, nonostante gli ordini contrari da parte dei COG.
Il gioco consta dunque di una serie di racconti da parte dei quattro protagonisti interrogati dalla corte marziale proprio per essere stati colpevoli di aver usato l'arma proibita. Dei flashback giocabili che godono della solita buona dose di divertimento e gameplay e dell'immancabile grafica spaccamascella. Punti di forza del gioco, il respawn casuale dei nemici dopo un'eventuale morte del personaggio controllato dal giocatore permette di affrontare ogni location con la giusta dose di incertezza e di sorpresa, aumentando dunque anche il livello di sfida complessivo, e le missioni dei Classify, se appositamente attivate mediante pressione di un tasto dinanzi al simbolo di Gears of War, disseminato per i vari stage, consentono di giocare con ulteriori elementi di difficoltà aggiuntivi, come un tempo limite entro cui compiere delle uccisioni, una penuria occasionale di munizioni, visibilità limitata ed altro ancora, a seconda delle occasioni. Punti deboli, la trama, per quanto raccontata in maniera interessante, mediante i citati flashback, non riesce ad essere poi molto esaltante, demandando al multiplayer online il divertimento vero e proprio. E torniamo a parlare di retro games, e lo facciamo con due pietre miliari della storia dei videogiochi, i primi due capitoli della saga Monkey Island, The Secret of Monkey Island e Monkey Island LeChuck's Revenge, leggendarie avventure grafiche della mai dimenticata LucasArts. Dei più grandi capolavori del genere avventura grafica punta e clicca, The Secret of Monkey Island del 1990 e Monkey Island LeChuck's Revenge del 1991, nati dalla mente estrosa e geniale di Ron Gilbert, sono stati rispolverati e messi a nuovo, in un'eccellente versione rimasterizzata in HD che li comprende entrambi, uscita nel 2011. L'intera saga, che comprende anche due episodi successivi e una versione, Tales of Monkey Island, creata da Telltale Games e non da LucasArts, è basata sulle avventure del pirata strampalato Guybrush Threepwood, alle prese con le tre prove per diventare un pirata provetto nel primo capitolo e con il leggendario tesoro di Big Whop nel secondo. Con un contorno di elementi divertenti e triviali, paradossali e comici come teste di scimmie giganti, scimmie a tre teste, la bella Elaine Marley, una ciurma ammutinata, improbabili aiutanti, pirati di bassa morale e soprattutto il pirata LeChuck, da prima fantasma poi zombie, entrambi gli episodi raccontano una trama davvero divertente e al contempo appassionante, dove la demenzialità di alcune circostanze non si sovrappone mai alla cura maniacale per il gameplay, basato su moltissimi enigmi e dialoghi di ogni genere. Il fascino dell'universo di Monkey Island, sia nel primo che nel secondo capitolo, è potente e parecchio coinvolgente, sia per le ambientazioni a metà strada tra il surreale e lo storico, sia per il filone narrativo fortemente umoristico che finisce per fare affezionare ai personaggi, a tutti, cattivi compresi. Nell'edizione rimasterizzata, la Special Edition, il giocatore potrà cambiare grafica mediante la pressione del tasto Select, riscoprendo ora il fascino del passato e della vecchia tecnologia SCUMM, con la classica grafica pixellosa e a bassa definizione, ora i progressi della tecnica, con fondali e personaggi completamente ridisegnati in alta definizione, una nuova interfaccia che non occupa lo schermo in maniera invadente e un doppiaggio in inglese di pregevole fattura. Un consiglio a tutti i videogiocatori che vogliano considerarsi tali. E anche quest'oggi Game News si conclude qui. Vi ricordo che è una trasmissione di informazione videoludica realizzata in collaborazione con PlayerInsight.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.